Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a sperimentare due metodi per migliorare l'aspirazione al bancosega. Due metodi perché io, pulendo il fondo del bancosega, mi sono accorto che praticamente si riempiva di polvere, nonostante l'aspirazione. Ho chiesto appunto su Instagram qualche consiglio e qualcuno mi ha suggerito di costruire un cassetto dove poter raccogliere il polvere. Poi, curiosando qua e là sui social, ho trovato anche un altro metodo, cioè costruire un cassone dove si può collegare l'aspirazione. Quindi ho deciso di provarli entrambi per capire se e quale è il migliore dei due e come è possibile migliorare l'aspirazione al bancosega per evitare appunto questo problema qua delle polveri che si creano. Quindi seguitemi fino alla fine che vediamo cosa ho scoperto. Allora, un grosso problema che ha questo bancosega, che chi mi segue su Instagram ha già visto, è che l'impianto di aspirazione è inefficiente. Quindi la mia idea qual è? Già che sono dietro a lavorarci dietro, a lavorare, farò un buco qui. Creerò un foro più o meno di questa dimensione, metterò un cassetto sotto, in modo che io, senza smontare il banco né niente, potrò togliere il cassetto e svuotare la polvere comodamente. Poi, già che ci sono, vedrò se riesco anche a mettergli un impianto di aspirazione collegato al cassetto, magari sdoppiando questo e facendo una doppia aspirazione. Vediamo se riesco a risolvere il problema. Cosa ci fai qua? Allora, per costruire il cassetto questa volta non utilizzerò le mie solite guide a estrazione totale, ma utilizzerò queste guide super economiche che avevo comprato un po' di tempo fa, almeno provo ad usarle perché alla fine non le ho più usate. Sono semplicissime da usare, hanno una parte che va montata sul cassetto e una parte che va montata sul mobile, sul manufatto. Allora, il fattore primario quando si acquista una guida è decidere la profondità del cassetto, quindi la profondità del cassetto influisce sulla guida. Io farò un cassetto da 500 mm perché la mia luce in profondità del mobile è 500 mm, quindi la guida è da 500 mm e fin lì direi che ci arriva chiunque. Adesso, larghezza del cassetto. Prima di tutto noi dobbiamo considerare l'ingombro della guida, quindi adesso, se andiamo a vedere, le guide sono formate in due pezzi sostanzialmente, cioè destra e sinistra. Una parte che è questa qui, che andrà montata sul mobile, e queste parti qui invece che andranno sul cassetto. Io adesso, per capire quanto fare grande un cassetto, monto questa. Quindi possiamo vedere che il cassetto si appoggerà qui e si aprirà in questo modo. Quindi misuro questo spazio qua, sono 10 mm. Questa misura cosa mi serve? È l'ingombro della guida effettiva. Quindi quando io andrò a montare le guide, io devo calcolare la luce del cassetto meno lo spessore della guida, quindi luce meno 20 mm. Adesso vado sul mobile e vado a misurare. Devo misurare l'interno del mobile, la luce, quindi nel mio caso è 44 mm, 44 centimetri, scusate. Quindi 44 meno 10 di qua, 10 di qua, 42. Il mio cassetto sarà lungo 500
42 di larghezza. L'altezza del cassetto, quella dovete vedere voi come volete farlo. Ok, vado a costruire il cassetto. Salto questa parte della costruzione del cassetto perché c'è già un video dedicato, quindi vi invito ad andare a vederlo. Bene, il cassetto è pronto. Adesso andrò a montargli le guide. Comunque, montaggio semplicissimo, vi ho detto che questo è il pezzo che andrà sul mobile. Andremo a montare questo, quindi è molto intuitivo, si appoggia e si avvita. Allora, mentre le guide a estrazione totale sono a libera installazione, cioè possono essere montate dove si vuole, queste qui economiche vanno per forza, come abbiamo visto, giustamente messe a una misura ben precisa, cioè in posizione dove andrà messo il cassetto. Quindi io prima devo decidere esattamente dove metto il cassetto e poi vado a fissare la guida. Diciamo che per avere un riferimento la guida sarà a filo cassetto, un filino sopra, dopo magari andate a misurare. Quindi se io so che il mio cassetto è alto 6,5 cm, io devo metterlo in alto, sarò a 7 cm, così sono sicuro che andrà bene. Quindi mi sono accorto di un bell'errore. Non ho calcolato che il cassetto va messo in piedi per riuscire a metterlo. E io non ho lo spazio per riuscire a metterlo in piedi e farlo entrare nella guida. Quindi, come un pirla, ho sbagliato le misure. Quindi adesso devo metterlo più in basso. Ho creato allora questo snodo per la polvere, ho fatto anche uno scassetto nel cassetto, in modo che non dia fastidio, però il problema qual è? Che io il tubo si ferma qua, quando il cassetto esce dopo non c'è più spazio, quindi se io facessi il tubo più lungo non riuscirei a estrarre il cassetto. Quindi la mia idea è fare magari un'inclinazione qui, magari mettergli un pezzo di multistrato messo così, in modo che la polvere tenda ad andare verso questa parte del cassetto. Vediamo cosa succede.
adesso che ho fatto mille prove, mi rendo conto che tutta la polvere, tutto da questo lato cade. Qua non cade quasi niente, cade tutta da questo lato. Quindi io ho fatto praticamente l'impianto di aspirazione qua vicino, ma andava fatto di qua. Però mi sono reso conto di una cosa, che anche se lo mettessi di qua non sarebbe efficiente come voglio. È evidente che qui bisogna fare qualcosa di più stagno. Cassetto bocciato. Allora, visto che il cassetto non mi piaceva come era venuto, perché è utile per pulire le polveri, però è utile a quello che volevo fare io, cioè aspirarle direttamente. Quindi cosa farò? Ho tagliato questi pezzi qua, quindi andrò a creare una scatola sotto il bancosega che andrò a montare in questo modo. Così, quindi sempre con le mie bocchette metterò in questo punto qua, poi metterò la copertura e le polveri dovrebbero cadere verso questa parte qua e venire aspirate. Comunque adesso vado a montarlo così risulterà più chiaro quello che voglio fare. Adesso sempre con l'aiuto di questi tubi qua, che sono quelli idraulici che ho usato anche per la troncatrice, andrò a fare uno snodo che andrà ad infilarsi qua, perché da quello che ho visto, praticamente guardando il bancosega da dietro, la polvere va ad accumularsi tutta in questa parte qua sotto. Quindi aspirata da prima tende a cadere in questa zona qua, e quello l'ho fatto così di traverso. Quindi io adesso ho costruito, cioè ho assemblato questi tubi. E la mia idea è di fare una cosa del genere. L'aspirazione da qui, così. E qui un altro pezzo che andrà a incastrarsi qua dentro, in questo modo. Tutto così va a convogliare nell'aspirapolvere, in questo modo. Quindi adesso vado a tagliare i tubi a misura. Qui farò un foro il più basso possibile e infilerò questo. E poi lo collaudiamo. Ok, questo è il risultato finale che volevo ottenere. Aspirazione principale con una riduzione che gli ho creato io, V, curva, e va dentro a infilarsi sotto il banco che è forato. Quindi adesso possiamo fare la prova del 9 e vedere se tutto questo lavoro che ho fatto è servito a qualcosa o è servito a una mazza. Se qualcuno dirà, eh sì, vabbè, grazie, però se c'hai l'aspirapolvere che fa schifo, sei sempre lì, giusto? Quindi mi sono preso questo, il Bosch Advanced Vac 20, lo collegherò al bancosega e vediamo come si comporta. Allora, non starò qui a farvi una noiosissima recensione su quanto è figo questo aspirapolvere, come è fatto, perché funziona e tutto il resto, perché nel senso parla da solo. La cosa veramente figa di questo, però, di cui voglio veramente dirvelo, a parte che ha la presa elettroutensile,
e già quello è una figata. Ma la cosa bella è che ha questa bocchetta, è studiata per gli elettroutensili della Bosch. Quindi, ad esempio, il Bancosega, il PTS10, ha questa di originale. Questa è la parte che va nel Bancosega, questa è quella che vedete da fuori. Io adesso ho cambiato. Aspirapolvere, Bancosega. Perfetto, è veramente fantastico. Sembra una scemata, ma trovare sempre le riduzioni per sti banchi sega e varie cose è sempre un casino. Invece con la Bosch ha pensato a questo, mi ha messo questa riduzione che si adatta a tutti gli utensili, quindi banco sega, seghetto alternativo, levigatrice orbitale, qualsiasi cosa ha il suo attacco dedicato. Poi ovviamente si può togliere e si mette gli altri accessori che ci sono, classici, bastone con la scopina, le cose lì, la bocchetta. Però questo qua è veramente figo perché io ho il banco sega, faccio così, collegato, fantastico. E qualcuno adesso mi dirà, e vabbè, però tu l'hai tolto quella originale, cosa facciamo? Vero, però io almeno adesso così ho la doppia aspirazione, quindi questi tubi qua si adattano perfettamente. Quindi praticamente non ho il problema comunque dell'adattatore. Quindi questo è sicuramente una figata. Quindi se penso di comprare una levigatrice orbitale della Bosch, sicuramente andrà bene questo, quindi lo userò direttamente così. Nel caso del banco sega, comunque si adatta lo stesso. Inoltre, io ho da questo lato una sega nastro e gli ho montato questa bocchetta qua, quindi posso collegare l'aspirazione direttamente alla sega nastro. Quindi adesso collego l'aspirapolvere, taglio dell'USB, che è quello che fa più polvere, e andiamo a vedere come si comporta. Adesso come prova del 9 proverò a collegare direttamente l'aspirapolvere, l'aspiratore al banco sega, lì lo lascerò così com'è per vedere se ce n'è di più o se ce n'è di meno. Quindi dopo andrò a confrontare le immagini per vedere effettivamente se è servito qualcosa o no. Io ho fatto 4 tagli, farò di nuovo 4 tagli, così vediamo se tutto questo lavoro serve a qualcosa oppure no. Così. Devo andare a vedere le immagini, però mi sembra che più o meno siamo lì, anzi forse ce n'è di più perché questa parte qua veniva aspirata prima, però più o meno è sempre lì come polveri. Ah, siccome dall'immagine non riesco a capire, farò un metodo molto scientifico, quindi cioè il volume. Quindi questa qua è quella senza aspirazione, adesso andrò a metterla qua dentro e vediamo quant'è. Ok, questa è più o meno, diciamo così, la quantità di segatura che l'aspirazione non riesce a recuperare, che era lì dentro. Adesso questa la metto qua, qui, e vado a fare un altro test di nuovo con l'aspirazione. Faccio altri 4 tagli e vediamo di capire cosa è meglio.
bene, è il momento delle considerazioni finali. Allora, abbiamo visto che il cassetto che ho costruito serve per una pulizia più rapida, quindi noi abbiamo la parte inferiore del bancosega che fa polvere, tiriamo fuori il cassetto, buttiamo via la segatura, abbiamo finito di pulirlo. L'aspirazione nel cassetto non serve praticamente a niente, quindi il cassetto appunto è solo per una pulizia più veloce. Ho fatto la prova costruendo un cassone sotto il bancosega e collegandogli l'aspirazione. Per capire la differenza ho fatto prima una prova senza l'aspirazione collegata, quindi solo nella bocchetta originale del bancosega, e poi una con lo sdoppio, quindi nella bocchetta originale del bancosega e nel mio cassone che ho costruito. Questo è quello del test che abbiamo fatto, il primo, che mi sembra che sia quello con l'aspirazione solo nella parte originale. Poi ho rifatto lo stesso test con l'aspirazione sdoppiata e questo è il risultato. Non serve a niente. Non serve a niente. Ho fatto un lavoro della Madonna per niente, perché praticamente la stessa polvere non viene aspirata dall'aspirapolvere. Non viene aspirata, non serve una mazza. Ho lavorato per niente. Ho lavorato per niente. Io basito. Ho lavorato per niente, nel senso che un impianto di aspirazione più di un tot non può fare, perché quello è. Diciamo che per la pulizia è comodo averlo, a prescindere, anche se non si... Io speravo che si riuscisse a pulire da solo, ma questo evidentemente non è possibile. Comunque sia, chi ha visto su Instagram cosa c'era qua sotto, che era una cosa assurda, con questi due metodi che ho provato, comunque questo si risolve. Quindi serve o non serve? Beh, per la pulizia serve, quindi... Invece che se io ho il banco sega montato come il mio, avvitato sul banco, per pulirlo è più facile avere un cassetto da togliere. Oppure adesso io ho qua ormai il cassone montato, vedrò, ormai o gli lascio l'aspirazione collegata, perché comunque adesso con 4 tagli non cambia niente, però magari facendo più e più tagli, quando la polvere sotto si accumula, fino a un certo punto si accumula, perché poi prima o poi dovrà venire aspirata quando sarà al culmine. Quindi secondo me ci sta lo stesso, perché quando si riempie appunto la polvere giù ci va a prescindere che collegate l'aspirapolvere o no. Collegando l'aspirapolvere arriverà a un certo punto che magari questo non riesce a prenderlo, però quando il livello si alzerà di segatura qualcosa dovrà per forza aspirare, quindi la lascerò. La cosa importante però è che la maggior parte della segatura è andata qua dentro. Adesso non so se si riesce a vedere, ma praticamente questo è tutto pieno, come se fossero due di questi pieni. Sì, è strapieno questo. Quindi rispetto ai primi test che ho fatto con il mio vecchio aspirapolvere, che praticamente penso che avevo il doppio della segatura di scarto sotto, l'aspirapolvere lì funziona molto bene. Funziona bene, poi in più ho visto che con la presa elettroutensile lui va avanti per 6 secondi dopo che ho spento la macchina, quindi non ho più bisogno del master slave switch. Il banco sega prende corrente dall'aspirapolvere, quindi faccio partire il banco sega, si accende l'aspirapolvere. Quando spengo il banco sega o l'elettroutensile, l'aspiratore va avanti per 6 secondi, quindi pulisce tutto il circuito prima di spegnersi. Quindi più che questi sistemi qua, l'upgrade vero è proprio stato comprare un aspirapolvere decente. Per questo vi terrò aggiornati su Instagram per vedere come si comporta. Io ormai l'ho montato, quindi lo tengo così. Adesso io ho fatto 4 tagli, vedremo nel corso del tempo come si evolve la cosa. Vi terrò aggiornati su Instagram per capire se ho fatto un buon lavoro o è stata una grandissima perdita di tempo. Con grande disappunto. Ci vediamo alla prossima.